Sono lacrime preziose, quelle che spargete. Ma come, anime gentili? Voi piangete vedendo solo le ferite di una veste? Guardate qui! Guardate lui stesso come l'hanno straziato i traditori! Oh, pietoso spettacolo, nobile Cesare! Buongiorno, funesto. Traditori! Sangue! Corriamo! Cerchiamoli! Non deve restarne vivo nessuno! Bruceremo la casa di Bruto! A morte! A morte! A morte! Amici miei, voi andate a fare qualcosa e non sapete il perché. Avete dimenticato il testamento. Ecco qui il testamento. Lascia ad ogni cittadino romano, a tutti, dico a tutti, 75 dramme, i suoi giardini, le sue pergole, i suoi orti. Questo era Cesare. Quando ne avrete un uguale? Mai più! Mai più! Vendichiamo la sua morte! Fuoco dunque! Strappate via le panche! E le finestre, le sedie e tutto! A morte! E ora che la faccenda cammini da sé. Io l'ho messa in moto e andrà dove vorrà. Chi va? Alt! La parola d'ordine! Che cosa accade? Lucilio, è vicino Cassio. È qui a due passi. E Pindaro viene a portarti i saluti del suo padrone. Gradisco l'omaggio. Il tuo padrone Pindaro, o per mutamento suo o per consiglio di pessimi ufficiali, mi ha dato motivo di desiderare che certe cose da lui fatte siano disfatte. Ma se è qui vicino potrò averne spiegazione. Non dubito che il mio nobile padrone si mostrerà qual è. Uomo degno di stima e di rispetto. Su ciò non ho alcun dubbio. Ma ora, Lucilio, dimmi come sei stato ricevuto. In modo abbastanza rispettoso, ma non con quella familiarità e quell'aperta franchezza che gli dimostrava una volta. Tu mi hai descritto un caldo amico che si va raffreddando. È sempre così, Lucilio. Quando l'amore si smorza e decade, i suoi modi si fanno freddamente cerimoniosi. Il suo esercito si sta avvicinando. Sarà in Sardi stanotte. In gran parte tutta la cavalleria è già con Cassio. Eccolo. È arrivato. Mio nobile fratello, mi hai fatto un gran torto. Non ho mai fatto torto a un nemico. E come potrei farlo a un fratello? Bruto, questi tuoi modi cortesi nascondono le offese che ho ricevuto. E se tu mi offendi... Calmati, Cassio. Ti conosco bene. Qui, sotto gli occhi dei nostri uomini, che tra noi non dovrebbero vedere discordia, non disputiamo. Ordina al tuo seguito di ritirarsi. E poi, nella mia tenda, dà pure sfogo alle tue recriminazioni e io le ascolterò. Pindaro, ordina ai nostri comandanti di far ritirare i loro uomini. Stia a una breve distanza. E così fai tu pure, Lucio. Nessuno si accosti alla nostra tenda finché non avremo finito di parlare. Lucilio, Titinio, fate buona guardia.
L'offesa che ho ricevuto è questa. Hai condannato e bollato d'infamia Lucio Pella perché ha ricevuto dono da quelli di Sardi. E le lettere in cui io intercedevo per lui, mio uomo di fiducia, tu le hai buttate da parte. Hai fatto torto a te stesso scrivendomi in un caso simile. In tempi come questi non è opportuno che ogni piccolo errore venga colpito. Devo allora dirti, Cassio, che anche a te si rimprovera di avere le mani lunghe e di negoziare e di vendere cariche a uomini che ne sono indegni. Io le mani lunghe? Parli così perché sai di essere bruto, altrimenti queste tue parole sarebbero le ultime. Il nome di Cassio onora questa corruzione e così il castigo deve nascondere la sua faccia. Il castigo? Ricordati di marzo. Degli idi di marzo. Il grande Cesare non fu colpito per amore di giustizia. Quale carogna l'ha toccato e pugnalato se non fu per questo? E ora uno di noi, che ha colpito il più grande uomo del mondo perché si circondava di ladri, uno di noi... Noi tutti dobbiamo ora sporcare le nostre dita con doni vergognosi e vendere il vasto campo del nostro onore per tanto vile oro quanto si può afferrarne, così vorrei essere un cane e latrare alla luna piuttosto che somigliare a un simile romano. Non provocarmi, Bruto, io non lo sopporto. Sei fuori di te se parli così. Sono un soldato, più anziano di te e più esperto di te in certi negozi. No, Cassio, non lo sei. È come dico io. No, non è così. Non provocarmi, se ti agna la vita, non mi tentare. Va, buffone. Che cosa hai detto? Stammi a sentire. Voglio parlarti chiaro. Pensi di vedermi cedere davanti alla tua stupida collera? E credi che io mi spaventi se un pazzo straluna gli occhi? Dei, questo dovrò sopportare. Sì, tutto questo e altro ancora. Fremi dunque fino a che ti si spezzi l'orgoglioso cuore. Mostra la tua rabbia ai tuoi schiavi. Fa tremare i tuoi servi. Pensi di vedermi crollare? Devo sottomettermi a te, devo prosternarmi dinanzi alla tua bile. Per tutti gli dei digerisci da te il tuo veleno anche se ti farà scoppiare. Perché d'ora in poi ti terrò come uno zimbello per ridere di te e della tua rabbia. Siamo arrivati a questo. Hai detto che sei il miglior soldato di me. Mostralo dunque. Prova la tua spacconata, ne avrò piacere. Sono sempre contento di imparare dagli uomini migliori. Mi fai torto. Bruto, mi fai torto in tutti i modi. Ho detto che sono un soldato più anziano, non un soldato migliore, o forse detto migliore. Non importa se l'hai detto. Neppure Cesare da vivo avrebbe osato trattarmi così. Calma, calma. Tu certo non avresti osato provocarlo. Non avrei osato? Ti dico di no. Ma come non avrai osato? No. Per amore della tua vita. Ti fidi troppo del mio affetto. Io potrei far qualcosa di cui poi dovrei pentirmene. Cose simili ne hai già fatte. Le tue minacce, Cassio, non mi fanno paura. Sono così armato di onestà che esse mi passano accanto come un vento trascurabile. Ti ho mandato a chiedere una certa somma che mi hai rifiutato, perché io non so procurarmi l'oro con mezzi spregevoli. Per il cielo preferirei far conio del mio cuore e cavare dracme dal mio sangue piuttosto che estorcere vile denaro con raggiro dalle mani dei contadini. Ti ho mandato a chiedere oro per pagare le mie legioni. E me l'hai negato. Fu cosa degna di Cassio. Avrei io risposto così a Caio Cassio? Ma se non ti ho rifiutato nulla... L'hai fatto! Non l'ho fatto. Fu uno sciocco colui che ti riferì la mia risposta. Bruto, mi hai spezzato il cuore. Un amico dovrebbe tollerare i difetti dell'amico. Invece Bruto vede i miei più grandi del vero. Soltanto quando sono rivolti contro di me. Non mi ami più, Bruto.
Non amo i tuoi difetti. Un occhio amico non li vedrebbe. Un occhio di adulatore no, anche se si fossero più grandi dell'Alto Olimpo. Vieni dunque, Antonio. Vieni, giovane Ottavio. E vendicatevi soltanto su Cassio. Perché Cassio è stanco del mondo. Odiato da colui che ama. Insultato da un fratello, maltrattato come uno schiavo. Tutti i suoi difetti sono osservati, segnati sul registro, studiati e mandati a memoria per poi ributtarmeli in faccia. Potrei piangere l'anima mia dagli occhi. Ecco la mia spada. E questo è il mio petto. V'è dentro un cuore più prezioso di tutte le miniere di Pluto. Più ricco dell'oro. Se sei un romano, strappamelo. Io che ti ho negato l'oro, ti darò il cuore. Colpiscimi come hai colpito Cesare, perché io so che odiandolo tu l'amavi più di quanto hai mai amato Cassio. Rimetti la spada nel fodero. Arrabbiati finché vuoi, ti servirà di sfogo. E penserò solo che hai un pessimo carattere. Cassio, tu porti in te la tua ira come la pietra focaia porta il fuoco. Percossa da una rapida scintilla, poi si raffredda subito. Avrà dunque Cassio vissuto tanto da non essere che il buffone del suo bruto quando il malumore lo tortura. Se ho parlato così è stato in un trasporto d'ira. Lo ammetti dunque. Dammi la mano. Ti do anche il cuore. Bruto. Ebbene? Non mi ami abbastanza per sopportarmi quando l'irascibile umore che mia madre mi ha dato mi fa uscire di me. Sì, Cassio. E d'ora in poi, quando sbotterai contro di me, penserò che è tua madre che brontola. E lascerò correre. Voglio entrare per vedere i generali! Che fanno da ruffa e non è bene lasciarli soli! No, non puoi entrare. Solo la morte potrà impedirmelo. Ebbene, perché sei qui tu? Vergogna, generali, che mi tocca vedere. Siate amici ed amatevi, questo è il vostro dovere. Ve lo dice un anziano e lo dovreste sapere. Gran brutte rime fa questo cinico. Imbecille cialtrone, esci di qui! Calmati. Sopporterò i suoi lazzi se arriverà il momento opportuno, ma che cos'ha a che fare con la guerra un simile giullare? Svelto, fila via di qui. Lucilio, Titinio, dite ai comandanti di far accampare qui le loro schiere. E poi tornate subito da noi, commessale. Una coppa di vino, Lucio! Io non credevo che tu potessi infuriarti tanto. Sono oppresso da troppi pensieri, Cassio. Non fai onore alla tua filosofia se ti fai vincere dagli ostacoli che incontri. Nessuno sopporta più di me il dolore. Porzia è morta. Che dici? Porzi. Sì. È morta. Perché non mi hai ucciso subito? Quando ti ho assalita a quel modo? Amara, intollerabile perdita. Ma di quale malattia è morta? Non sopportò la mia assenza, né il dolore che il giovane Ottavio e Marcantonio fossero diventati tanto forti. Essa perdette la ragione. E mentre i suoi servi erano usciti, un pietoso spettacolo.
Oh, nobile Cesare. Buongiorno, funesto. Traditori! Sangue! Corriamo! Cerchiamoli! Non deve restarne vivo nessuno! Bruceremo la casa di Bruto! A morte! A morte! A morte! Amici miei, voi andate a fare qualcosa e non sapete il perché. Avete dimenticato il testamento. Ecco qui il testamento. Lascia ad ogni cittadino romano, a tutti, dico a tutti, 75 dramme, i suoi giardini, le sue pergole, i suoi orti. Questo era Cesare. Quando ne avrete un uguale? Mai più! Mai più! Sono lacrime preziose quelle che spargete. Ma come, anime gentili, voi piangete vedendo solo le ferite di una veste? Guardate qui, guardate lui stesso come l'hanno straziato i traditori! Indichiamo la sua morte! Fuoco dunque! Strappate via le banche! Le finestre, le sedie, tutto! A morte! E ora che la faccenda cammini da sé. Io l'ho messa in moto e andrà dove vorrà.